Le serrande del Caffè Roma in Piazza del Popolo sono semichiuse da giorni. Sulla porta d'ingresso c'è un cartello scritto a mano: Non abbiamo venduto. Il signor Cesare, per gli amici Rino, è dentro il locale, il suo locale da 40 anni. Ogni tanto sbuca fuori per fumare una sigaretta, non ha voglia di farsi intervistare, dice solo che è ancora tutto da decidere. Fuori, seduti ai tavolini, ci sono i suoi ragazzi, gente sprint di 70 anni, con la voglia di ridere e scherzare anche sull'ipotesi che il loro bar sia stato venduto ai cinesi. Noi di Ravenna Web TV li abbiamo intervistati per capire quali siano le loro idee, le loro ipotesi su questa storia. Buongiorno, signor Giancarlo. Lei ha saputo che c'è l'ipotesi che forse il Caffè Roma venga venduto? Cosa ne pensa? Ci sono delle voci in giro. Innanzitutto buongiorno anche lei. Ci sono delle voci, però dal dire al fare c'è di mezzo il mare, come è sempre stato. È vero? E senta, secondo lei quindi? Beh, è probabile, è possibile, sono solo voci. Cosa ne pensa lei personalmente? Ma cosa vuole? Sono insistenti queste voci, però c'è un cartello qui fuori che ha messo il gestore, con tre punti esclamativi, che non hanno ancora venduto. Ci sono delle trattative, ci sono. Ma Noi pensionati, andremo senz'altro bene lo stesso, anche se cambia gestione, sempre che questo avvenga con la dovuta moderazione. senta, ma questo per voi è sempre stato il vostro punto di ritrovo? È un bar storico? Esatto, è sempre stato il punto di ritrovo in pieno centro. Perché c'è anche le sedie senza dover consumare qualche cosa, oppure andare al banco e sedersi al tavolino. E se dovesse chiudere, cioè scusi, se dovesse cambiare gestione e fosse gestito veramente dai cinesi, voi continuereste a venire qui? Beh, innanzitutto dovremmo sperimentare la nuova gestione, e poi se è nostro piacimento, la piazza è sempre questa. La piazza centrale di Ravenna, quindi penso che saremo affezionati alla piazza. Buongiorno, anche lei è qui di fronte al Caffè Roma? Lo frequenta spesso? Sì, come tutte le mattine siamo qui che frequentiamo il Bar Roma e adesso con queste notizie qui che è venuta fuori ci tocca fare un corso accelerato di cinese che hanno detto che in 2 mesi si dovrebbe imparare, ecco. Vuole un caffè? Secondo lei, se dovesse cambiare gestione e quindi da una gestione italiana passare a una gestione cinese, cambierebbe un po' tutto? Bisogna provare, provare per credere, se non si sa, perché io di cinesi ho poche esperienze, ho un'esperienza un po' a Bologna, quando studiavo a Bologna, ma per il resto no, non li conosco. E un po' le potrebbe dispiacere? Ma forse sì, perché si perde un po' diciamo, la caratteristica della piazza, insomma, dai, non è giusto in una piazza ravennate vedere i cinesi che ti servono il caffè, no, non avrei piacere. Non è stato venduto, quindi continuerà la gestione come c'è fino adesso. Senta, lei viene spesso qui al Caffè Roma? Tutti i giorni. Tutti i giorni a quest'ora e prima di cena. E senta, ha saputo che forse verrà venduto a dei cinesi? Con grande dispiacere. Non so, sono contrario. Avrei piacere che non venissero, insomma. E cioè, preferirebbe non cinesi ma altri, oppure le dispiace che non Ormai sia? altri, perché ormai se dopo 40 anni vorrei, però non i cinesi, vorrei che fosse nelle mani, per esempio. Vabbè. Ah, per me va benissimo, anzi, ho già imparato due parole in cinese. Il caffè che ha decaffeinato ha. La cosa è migliore, io sono contentissimo. Adesso la gestione passerà ai cinesi. Lei continuerà a venire qui al Caffè Roma? Assolutamente no. E dove andrà? Lì, a Sasso d'Oro, tanto è qui vicino, noi dobbiamo stare in piazza, questo era chiaro. E allora, uno, due, la scelta è quella. Senti, per voi cosa rappresentava questo caffè? Ci si trovava, ci si incontrava, ci si trova qui, non so mica perché. Cioè, una ragione precisa non c'è. Ma a me va bene, basta che non chiuda per molto tempo, che rimanga, che rimanga aperto. No, che rimanga aperto. Il caffè, che migliori il caffè, che migliori il caffè. Ah sì, perché? Si vocifera che non è il migliore di Ravenna.
Però era un bel posto, voi stavate qui sui tavolini? Sì, sì, sì. Ma ci staremo ancora, speriamo. Ok, grazie.